Buonasera a tutti. In questo breve filmato vedremo qualcosa di veramente curioso, e cioè quale forma hanno le stelle. Ora, è evidente che le stelle sono delle sfere, basta vedere il Sole, è una sfera, una palla di gas di grandi dimensioni, però quando noi le guardiamo al telescopio, che forma hanno? Ora, uno si aspetta dai dipinti o da altri sorgenti, quindi disegni o anche dall'occhio nudo, di rappresentare le stelle come se avessero le punte, per esempio, oppure in varie altre forme, in generale dei punti. Ebbene, non è così, nel senso che se voi guardate in un telescopio ben acclimatato, quindi alla temperatura esterna, un buon telescopio in buone condizioni, con l'aria molto calma e con un elevatissimo ingrandimento, questo è quello che vedete. Per chi fosse interessato, questo è un telescopio Vixen VMC 110L. L'immagine la stiamo osservando attraverso una telecamera con dei pixel da 1,25 micron e stiamo utilizzando anche una Barlow Teleview PowerMate da 2,5x. Complessivamente siamo su una lunghezza focale intorno, diciamo, ai 2,5 metri. Considerando che i pixel sono enormemente piccoli, si riesce ad avere un campionamento raffinatissimo. Ma a parte questi dettagli tecnici, guardate com'è veramente la stella. Non è un punto, è un punto con attorno un anellino. Ok? Ora notate cosa succede. A volte l'aria è un pochino più perturbata e questo dischetto centrale chiamato disco di Airy diventa un po' più perturbato e gli anelli attorno anch'essi sono un po' più perturbati. Eppure vi assicuro che questa è una serata straordinaria, nel senso che questa stabilità di questi anelli, chiamati anelli di Airy, dal nome dell'astronomo reale inglese che li, diciamo, li scoprì per la prima volta, sono una rarità, ve lo posso proprio assicurare. Il telescopio non è molto grande, però anche con un telescopio così piccolo non è così comune vedere così bene la forma di una stella. Ora, qual è il problema? Il problema è che a questo punto noi stiamo osservando una figura fittizia, non stiamo osservando veramente la stella, stiamo osservando un dischetto le cui dimensioni non dipendono dalla dimensione della stella, dipendono dalla dimensione del telescopio. Se io usassi un telescopio più grande, questo dischetto al centro diventerebbe più piccolo. Se io usassi un telescopio più piccolo, il dischetto diventa, ecco, vedete, per un attimo l'aria è risultata più perturbata. Se io usassi, ecco, vedete, c'è un po' di perturbazione. Se notare che questa stella è la stella polare, ho inquadrato la stella polare perché è molto comoda, sta quasi ferma, e vedete, in realtà sta andando verso il basso perché sta girando attorno al polo nord, però è abbastanza ferma. Ora, se io usassi un telescopio più piccolo, questo dischetto diventerebbe più grande e questi anelli cambierebbero anch'essi di dimensione. In sostanza, la forma della stella non dipende dalla stella, ma dipende dal telescopio. Questa è un'assurdità. Eppure è vera ed è dovuta al fatto che la luce è formata da fotoni e i fotoni sono delle particelle, diciamo come delle piccole palle di cannone, ma a volte si comportano come onde. E in questo caso si stanno comportando come onde e quindi questo è un comportamento del tutto particolare. Insomma, la vera stella, vedete che sono costretto a inseguirla un pochettino, la vera stella è nascosta dietro questo puntino, ma è piccolissima, infinitamente più piccola di questo puntino. E il puntino rappresenta quello che il mio telescopio è in grado di vedere, che non è assolutamente la stella. Quindi, vi invito a provare voi stessi se avete un piccolo telescopio. Ricordatevi che per vedere una visione così chiara del disco di Airy e degli anelli di Airy ci vuole una serata estremamente calma, senza vento. Il telescopio deve essere in buonissime condizioni, deve essere lasciato all'aperto, soprattutto d'inverno, per almeno mezz'ora, anche meglio un'ora, e poi la messa a fuoco deve essere assolutamente perfetta. Inoltre ci vuole un elevato ingrandimento. Elevato ingrandimento significa che se il vostro telescopio ha un diametro di 110 mm, come in questo caso,
ci vogliono almeno 200 ingrandimenti per vedere, meglio 220 per vedere così bene. Se il vostro telescopio ha 70 mm di diametro, ce ne vogliono 140. Vi ricordo anche come si calcolano gli ingrandimenti. Voi dovete prendere la lunghezza focale del telescopio, che di solito è scritta sul telescopio stesso, e dividere quel numero, che qui è, mi sembra 1035, per la lunghezza focale dell'oculare. Se l'oculare, per esempio, è da 20 mm, 1035 diviso 20 fa 50 ingrandimenti, troppo pochi. Con 50 ingrandimenti vedrete semplicemente un punto e vedrete probabilmente anche qualche punta attorno ad esso, ma quelle punte non sono dovute né al telescopio, né alla stella, sono dovute al vostro occhio che magari soffre di un po' di astigmatismo. Purtroppo tutti quanti abbiamo un minimo di astigmatismo, quanto basta per vedere con le stelle con le punte. Ecco perché i pittori rappresentano le stelle con le punte. Le stelle non hanno le punte, le stelle sono dei punti infinitamente piccoli che noi non vediamo assolutamente. Noi ne vediamo soltanto una rappresentazione ondulatoria, che è questa, un dischetto con degli anelli. Qui si vede solo il primo anello, ma attorno ce ne sono degli altri che non si vedono. Quindi provate anche voi e dovete avere il giusto ingrandimento e la giusta serata e il giusto telescopio. E se ci riuscirete, avrete visto la vera forma delle stelle. Si fa per dire, naturalmente, perché le stelle non hanno questa vera forma, sono delle sfere di gas di dimensione ben nota. Ora, spiegare perché si vede questa forma al telescopio è un po' difficile. Dal punto di vista matematico servono le trasformate di Fourier e poi servono un po' di conoscenze di fisica. Inoltre, la spiegazione in realtà non spiega perché, spiega solo come. Per sapere perché bisogna scomodare la meccanica quantistica, che però è ancora più difficile. Quindi, mi spiace, ma io non sono in grado di spiegarvelo correttamente, o almeno ci potrei provare, però. Però ciò non toglie che possiamo fare quattro piccoli conti con una calcolatrice, però abbiamo bisogno di sederci a un tavolo. Per cui ora abbandoneremo la stella polare al suo destino e andremo ad un tavolo. Però prima di fare questo volevo farvi vedere che la stella polare è una stella doppia. Come facciamo per vederlo? Aumentiamo moltissimo l'esposizione, perdiamo i dettagli, ma vediamo qualcosa che prima non si vedeva, perché la compagna della Polare è una stella molto poco luminosa. Eccola qui, la vedete? Questa è la compagna della Polare. Questi sono tutti pixel, per così dire, difetti del sensore, e questa è la compagna della Polare. Bene, allora direi che è tempo di trasferirci ad una scrivania. Bene, ora siamo seduti a un tavolo, siamo al caldo e cerchiamo di fare questi due conti che vi ho detto. Devono essere per forza semplici perché non abbiamo le basi di fisica e di matematica per capire il perché. Però almeno un piccolo calcolo lo possiamo fare. Vedete, questi vi ho portato qui a vedere, questi sono oculari, quelli che si montano nel telescopio. Vedete, questo è da 5 mm e questo è da 20. Per ottenere questo tipo di visibilità dovete sicuramente usare un oculare di questo tipo, almeno con i telescopi che normalmente sono a disposizione dei principianti, tipo appunto quello che vi ho mostrato prima. Bene, allora torniamo a noi. Allora, noi sostanzialmente abbiamo visto dentro al telescopio che la stella in realtà formava un dischetto che, come vi ho detto, non ha nulla a che fare con la vera forma della stella. Ok? Quindi attorno a questo dischetto ci sono degli anelli che sono concentrici, non disegnati da me, ma sono concentrici. Ebbene, per quel telescopio che avete visto, l'angolo sotteso, cioè l'angolo che copre questo piccolo dischetto, è pari a circa 2 secondi d'arco. Ora voi dovreste aver fatto gli angoli e quindi sapete che gli angoli si misurano in gradi, primi d'arco, ci vogliono 60 primi per fare un grado,
e ogni primo d'arco è formato da 60 secondi d'arco, quindi questo sono 2 secondi d'arco. È veramente poco 2 secondi d'arco, tenete presente che per esempio la Luna sottende 30 primi d'arco, cioè mezzo grado. Benissimo, allora, ok, quindi sono 2 secondi d'arco. Benissimo, adesso facciamo un esperimento, prendiamo una stella, ok? Allora, prendiamo una stella e diciamo che noi siamo qua. Ok? Qui c'è la stella e questa è la stella. Ok? Il diametro di questa stella diciamo che può essere un milione di chilometri. Ok? Cioè 10 alla 6 chilometri. Avrete sicuramente visto anche le potenze. Ok, la distanza tra noi e la stella possiamo supporre che sia di 100 anni luce. Allora, saranno 100 per un anno luce è pari a 10.000 miliardi circa, di chilometri. Un bel po'. Quindi viene fuori 10 al quadrato per 10 per 1000, 10 alla 3, miliardi, 10 alla 9 chilometri, uguale 9, 3, 12, 13, 15, 10 alla 15 chilometri. Senza la notazione scientifica ci perderemmo negli zeri. Ora, questo angolo, chiamiamo alfa, si usano sempre le lettere greche per queste cose, l'angolo alfa si calcola con una formula che è l'arco tangente, ora qui naturalmente io non vi spiego cos'è, se desiderate potete chiedere ai vostri genitori o alla professoressa di matematica o di scienze, non è una cosa complicata. E in particolar modo sarà l'arco tangente di questo diviso questo. Ok? Cioè di questo diviso questo. Io vedete l'ho disegnato così perché a voler essere precisi questo dovrebbe essere un angolo retto perché si applica a triangoli, rettangoli, ma adesso non stiamo a fare troppo i pignoli. Quindi verrebbe fuori tangente alla meno 1 di, significa arco tangente, la funzione inversa della tangente, 10 alla 6, che è questo, diviso 10 alla 15. Ok? Quanto fa quest'angolo? Prendiamo la calcolatrice. Una calcolatrice semplice, quelle che si usano alle medie. Ok? Allora, come facciamo? Mettiamo a fuoco solo bene perché venga bene a fuoco. Allora, vedete che l'arco tangente è qui. Vedete che c'è scritto tan alla meno 1. Quindi faccio shift. E vedete che mi scrive arco tangente. Tangente alla meno 1. Poi devo scrivere 10 alla 6. Benissimo. Ma vado a prendere questo. Vedete, qui io scrivo 10. Poi col cursore mi muovo sopra. Ci scrivo 6. Poi mi muovo sotto. Diviso 10 alla 15. Rifacciamo 10 alla 15. Poi faccio così e chiudo parentesi. Eccolo qua. Questo è l'angolo. Questi sono gradi. Ok? Sono gradi. Allora, con quasi tutte le calcolatrici di questo tipo c'è la possibilità di convertire direttamente in gradi. Ebbene, qui ce l'abbiamo qua. Peccato che la conversione mi dica che è di 0 gradi, 0 primi e 0 secondi d'arco. Questo perché è al di sotto delle capacità della calcolatrice di visualizzare. Però io lo ripremo, riottengo il mio valore. Come faccio a convertirlo in secondi d'arco? Siccome in un grado ci sono 3600 secondi d'arco, faccio per 3600 uguale. Eccolo qua. Quindi questo è l'angolo. È pari a 2,06 in 10 alla meno 4 secondi d'arco. Quindi 2,06 in 10 alla meno 4 secondi d'arco. Ok? È un angolo incredibilmente piccolo. Allora, il mio dischetto di aerei è di 2 secondi. Questo è 10.000 volte più piccolo.
10 alla 4, 10 alla meno 4. Voi capite che noi qui stiamo osservando qualcosa che non ha niente a che vedere con la stella. Quindi voi non vedete assolutamente la stella, vedete un simulacro della stella. Voi direte, ok, però questo angolo è così piccolo che io non me ne faccio una ragione. Bene, facciamo un esperimento più semplice. Un 2 centesimi, ok? Ha un diametro di 18 mm. Rifacciamo il nostro esperimento con il nostro calcolo. Allora, prendiamo qui questa volta, qui ci scriviamo 18 mm. Dovremmo solo fare un po' di attenzione alle unità di misura, però siccome qui c'è una divisione, le unità di misura si semplificano e questo diventa un numero dimensionato, per cui l'importante è che sia la stessa unità di misura. Questi sono 18 mm. Qui noi siamo sempre noi, ok? E qui diciamo che qui siamo a Torino e la moneta da 2 centesimi la mettiamo a Milano. Quindi sono circa 100 km, un po' di più, ma non stiamo a fare troppi pignoli. Ok? 100 km sono 100 per 10 alla 3 metri uguale 10 alla 5 metri. Ok? Mentre questo viene 0,018 metri. Ok? Bene, rifacciamo il nostro calcolo. Chiamiamolo beta. Ok? Beta uguale tangente alla meno 1 di 0,018 diviso 10 alla 5. Ok? Quanto fa? Riproviamoci. Ormai avete capito il trucco. Allora, arco tangente, ok, di 0,018 diviso 10 alla 5. Chiudiamo parentesi. Via. Ok? Riproviamo. Ah, questa volta ha funzionato, quindi vuol dire che non era così estremamente piccolo. Ebbene, era 0,04 secondi d'arco. Ok? Ora, il nostro calcolo cosa ci ha fatto vedere? Ci ha fatto vedere che una stella grossa, non milioni di chilometri. Ebbene, più o meno come il Sole, una cosa del genere. Una stella di queste dimensioni, messa a 100 anni luce, tenete conto che 100 anni luce è dietro l'angolo perché la galassia da una parte all'altra sono 100.000 anni luce, ok? E contiene circa 100 miliardi di stelle, quindi 100 anni luce è veramente come da Torino a Moncalieri. Benissimo, a 100 anni luce una stella del genere sottende un angolo di 2,6 in 10 alla meno 0,06 in 10 alla meno 4. Ora, l'angolo sotteso da una monetina da 2 centesimi messa a Milano e guardata da Torino è molto più grande, perché qui stiamo parlando di due ordini di grandezza ancora più grandi. E giusto per farvi un'idea, a parte la curvatura terrestre, come pensate di riuscire a vedere una monetina da Torino a Milano? Direi che è piuttosto improbabile. Ora, quindi, in sostanza, per riassumere, la stella come la vediamo noi al telescopio non è quella che è veramente, per cui la forma delle stelle è una forma fittizia. Non esistono telescopi al mondo in grado di vedere veramente la forma delle stelle. In realtà vi sono stati alcuni tentativi riusciti di vederla tramite sistemi particolari interferometrici, però in generale anche il più grande telescopio del mondo, anche il telescopio spaziale Hubble, non è in grado di vedere la vera forma delle stelle. E con questo direi che vi ringrazio per l'attenzione e il filmato termina qui.